Ricordiamoci che ciò che percepiamo come negativo, ad esempio la paura, è ciò che ci ha permesso nel corso di ogni tempo di sviluppare determinate caratteristiche. Quindi il fatto di dire immediatamente che vogliamo soffrire o che vogliamo aver paura, oltre a farci riflettere sulle nostre identificazioni, e quindi la nostra percezione di essere qualcuno quando riconosciamo delle emozioni, dei personaggi, dei ruoli definiti. E il contrario, la difficoltà a lasciarli andare. Ma torniamo un attimo al tema della paura. Quanto siamo in grado di benedire la paura, che è origine di ogni nostra difficoltà? Andiamo per un attimo ad osservare quelle che sono le paure primarie dell'essere umano, che stanno uscendo in modo così meraviglioso, sempre più estremizzate in questi ultimi mesi e anni. La paura primaria dell'essere umano è quella della sopravvivenza. Per poter sopravvivere nei secoli dei secoli, abbiamo avuto bisogno di sviluppare tutta una serie di talenti, di qualità, di strategie. Abbiamo dovuto mettere in atto tutte le nostre caratteristiche creative e di fratellanza per poter, in tempi remoti, dai tempi delle caverne, riuscire a sopravvivere in situazioni difficili, in ambienti ostili. Immaginiamo quindi che senza questo tipo di paura non avremmo avuto, senza questo istinto di conservazione, di sopravvivenza, senza questo ricordo continuo della presenza della morte, non avremmo potuto sviluppare questa voglia di esserci con tutte le strategie annesse e connesse per poter vivere. Così come ad esempio l'istinto di autoaffermazione ci ha portati a connetterci uno con l'altro. Prima, altrimenti non saremmo stati in grado di interagire con niente. Così l'istinto che ci ha portato alla ricerca, grazie alla paura dell'ignoto. Pensiamo a quanti muscoli abbiamo dovuto sviluppare grazie alla palestra della paura. Quanto questo periodo storico, quanto l'ombra in tutte le sue sfaccettature ci sta obbligando, forzando, anticipando nei tempi per sviluppare una determinata struttura muscolare eterica. È come se noi avessimo sempre la percezione del buio e dell'ombra come fattori negativi e non riusciamo a coglierne l'inevitabile opportunità. Senza questo non sarebbe possibile per l'essere umano svilupparsi, sperimentarsi. È come se l'essere umano fosse sopito spesso dietro all'impulso di adagiarsi sul divano. Se non ci fosse qualcosa che ci stuzzicasse, che ci facesse in qualche modo buttare in acqua, che ci spingesse oltre al conosciuto, sarebbe molto più lento questo tipo di evoluzione. Ricordiamoci che viviamo un contrasto continuo tra l'anima e la personalità, tra una percezione di questa fiamma eterna che sa di essere immortale e che vuole riscoprirlo e realizzarlo, non solo a livello mentale, cognitivo, letto da qualche parte, e la personalità che è ancora intrappolata in tutte queste paure. Abbiamo un'ulteriore memoria antica, ancora più sottile, legata alla nostra necessità di sopravvivenza, all'istinto di conservazione, collegata quindi alla paura dell'abbandono, collegata a questa mancanza che è così forte in questo periodo. Ed è la paura
dell'andare verso qualcosa di nuovo, e cioè la paura del giudizio. Quando milioni di anni fa, per sopravvivere, vivevamo in dei branchi, in delle piccole tribù, in dei piccoli cerchi, riuscire in quel periodo a farcela da soli era molto difficile. Non potevamo essere diversi, non potevamo contrastare la cerchia che ci proteggeva, non potevamo rischiare di essere giudicati come strani, alternativi, innovativi, non potevamo seguire un certo tipo di chiamata perché saremmo stati abbandonati dal gruppo e quindi avremmo perso la possibilità di sopravvivere. Abbiamo così installato dentro di noi una memoria molto sottile. È come se questo corpo, nei millenni delle generazioni che ci hanno preceduto, a livello proprio della memoria cellulare, avesse conservato questo impulso meccanico che andare verso il nuovo, seguire ciò che vogliamo, ci porti alla fine ad essere abbandonati, a rimanere da soli, a non riuscire a sopravvivere. Ed è per questo che istintivamente siamo portati ad obbedire ad una volontà altra, che può essere la volontà del governo, dei genitori, dei figli, dei parenti, del compagno, qualsiasi cosa che possiamo percepire come branco, come gruppo, come sicurezza, come qualcosa di conosciuto. Quanto sappiamo riconoscere che è qui la chiamata della nostra anima, che continuerà a contrastare la paura della personalità, perché sa di essere più grande di questo, sa che è arrivata qui proprio per comprendere questo tipo di occasione, per cogliere la possibilità di andare oltre questa paura, di riconnettersi ad una fede, ad un'altra volontà, che supera la volontà della paura e della piccola mente, della piccola personalità.